Buonasera, ben ritornati al primo modulo del laboratorio Paesaggi Creativi. Riprendiamo questo pomeriggio con la dottoressa Francesca Ruppi, esperta nella tematica di fonti d'archivio. Ci parlerà, a differenza di quanto è stato fatto in mattinata, dove si è trattato più un aspetto teorico della tematica della ruralità, ci parlerà appunto dei casi più concreti del recupero appunto culturale e colturale della ruralità. Niente, auguro una buona partecipazione e lascio la parola alla dottoressa Ruppi. Grazie grazie a voi, grazie alle Pulci di Procuste per avermi invitato, grazie naturalmente alla Regione Puglia. E allora, innanzitutto cerchiamo di rompere il ghiaccio conoscendoci un po', quantomeno fatemi sapere i vostri nomi e il luogo di provenienza, in modo tale che insomma io poi riesca a capire anche l'approccio da utilizzare, insomma, con alcuni centri che verranno, non so, menzionati all'interno del mio PowerPoint. Allora iniziamo dalla signora che è in fondo. Nunzia, da Squinzano. Poi? Squinzano. Trepuzzi. Quindi insomma grosso modo siete un po' dell'area. Brindisi, beh vabbè, insomma. Poi? Montesano, un po' il capo di Leuca. Poi? Erchie, Brindisi. Squinzano, perfetto. Vedo insomma grosso modo siete in maggioranza insomma del luogo, però vedo che comunque ci spostiamo avanti e indietro per l'antico territorio di Terra d'Otranto. Io non voglio fare assolutamente nulla di concettuale, io voglio portarvi direttamente sul territorio e il cappelletto introduttivo che in genere precede questi interventi non lo faccio, ma mi servirò di un viaggiatore dell'Ottocento, Charles Didier, che nell'Italia pittoresca ha voluto descrivere Terra d'Otranto in questo modo. Il carattere generale della penisola d'Otranto è la grazia e la dolcezza. È una regione aperta. Il terreno è raramente accidentato e le asperità del suolo non meritano in nessun posto il nome di montagne. Le spiagge sono generalmente deserte e monotone, ma l'interno riscatta ampiamente il carattere imperfetto delle cose. Immensi oliveti coprono la pianura. Numerose masserie bianche animano il paesaggio e l'architettura svelta e un po' moresca dei campanili rustici gli conferisce un aspetto originale. In poche parole sono state descritte quelle che sono le caratterizzazioni del nostro territorio. Uliveti immensi, un territorio prevalentemente pianeggiante, ricoperto appunto da queste foreste di ulivi, le masserie, il colore bianco delle masserie. E attraverso anche la fantasia espressiva di questi viaggiatori che nel Settecento e nell'Ottocento e anche nei primi del Novecento sono arrivati qui numerosi, voglio invece proporvi il paesaggio visto con gli occhi di un artista. Proprio domenica scorsa a Presicce è stato presentato un volume di Mario Ricchiuto, che è un artista, si occupa anche di fotografia, e questo volume ha un titolo che è tutto un programma. Si chiama Salento, bellezza a tempo determinato. È come dire un messaggio un po' duro, però secondo me restituisce al meglio quello che è la condizione del nostro territorio che abbiamo consumato anche in modo scriteriato, per cui lui dice cerchiamo di salvaguardare quello che ci è rimasto. E lui naturalmente vede il paesaggio con un occhio come dire clinico, vede nel paesaggio le fasce parallele delle diverse colture, oppure
vede la linea tonda di un'aia associata alle linee orizzontali dei muretti a secco. È una visione che chi non è artista non riesce a cogliere. Lui lo fa, gli dona, diciamo, quel valore estetico, però non è un valore estetico fine a se stesso, è un valore estetico che porta con sé la storia del territorio. Per esempio, questa successione di piani dovuta ai terrazzamenti di pietra a secco e questi ulivi che praticamente popolano tutte, diciamo, le aree più impervie del nostro territorio. Poi l'ulivo è un albero generoso, generosissimo, per cui riesce, come dire, a colorare il paesaggio in un modo particolare, anche se qui si tratta di ulivi ancora giovani, giovanissimi. Guardate le linee di un appezzamento con una tessitura muraria straordinaria, sembra quasi un mosaico. Un mosaico che delimita un territorio sassoso e petroso, come direbbero le fonti archivistiche del Settecento e dell'Ottocento. Ci sono ancora queste aree, diciamo, che non sono state ridotte a coltura, perché in fondo il nostro paesaggio è stata una costruzione che nel tempo, nei secoli, si è espressa attraverso le costruzioni in pietra a secco, ma tutta la struttura in pietra a secco, anzi quell'ossatura petrosa che costituisce appunto la pietra a secco, è in fondo un'opera di spietramento che è stata condotta per rendere fertili zone altrimenti improduttive. E così questi colori un po' strani del nostro territorio, no? I muretti a secco che vengono risarciti con conci appena spietrati, che quindi sono colorati ancora di rosso, e poi questo grigio dei rami degli alberi. Un altro aspetto molto interessante del paesaggio, spesso trascurato, devo dire, è quello delle cave. Queste sono le cave, diciamo, più antiche, perché si vedono subito quando ci sono quei tagli orizzontali, no? Sono i tagli del piccone, dello zoccu, come diciamo noi, insomma, in termini dialettali. E questi, diciamo, queste strutture, queste linee, io le ho definite partitura della memoria, perché in fondo su ogni linea di quei piloni residui, cioè, ci sono storie amare di sofferenza, di sacrifici durissimi, di morte, di illegalità diffusa. C'è un sottobosco di illegalità diffusa nelle cave e quindi nell'esercizio di quell'attività che purtroppo ha creato anche tanti problemi e non solo, tante perdite anche umane. Dal paesaggio dell'artista attratto dalle linee al paesaggio invece dei colori. Queste sono due foto di Pierluigi Bolognini che riguardano i colori del paesaggio. Sono delle cromie molto vive e questo è il famoso laghetto di Bauxite. Non so se l'avete mai visto vicino a Otranto. Un'area in cui intervento umano, intervento diciamo caratterizzazione naturale si sono intrecciate in modo così forte da condurre proprio a questi colori. Perché questo bacino di bauxite è stato utilizzato fino agli anni 70, poi è stato abbandonato perché i costi di escavazione erano molto, molto, molto forti. E nello scavare sono andati a toccare la falda acquifera, per cui l'acqua è risalita su e quindi si è creato questo laghetto, fra l'altro con una microflora e microfauna anche abbastanza particolare. E in un'altra stagione dell'anno, perché questo è stato ritratto in primavera, in un'altra stagione dell'anno, a luglio, quindi in piena estate, i colori cambiano. Vedete anche le erbette e le cannucce di palude come si sono seccate, però abbiamo dei colori assolutamente straordinari. Il rosso è certamente il colore che impera in quell'area.
Quando parliamo di paesaggio rurale, parliamo di una stratificazione storica che si è sedimentata nel tempo. E molte volte, quando ci sono degli interventi lungimiranti, si riesce anche a strappare al degrado alcune aree che conservano in sé la memoria di una comunità. È il caso, per esempio, del Museo Diffuso di Cavallino. È un tratto di territorio di circa 7 ettari in cui c'è la storia di Cavallino, la storia urbana, la storia rurale di Cavallino. E dal 2003, anno in cui è stato creato questo museo diffuso, dal 2003 questo museo è attivo. Allora, noi possiamo avere una visione complessiva dell'area salendo su un terrazzo di acciaio e quindi si può vedere tutto il museo diffuso con i percorsi pedonali, i percorsi cicloturistici, con i residui della civiltà messapica, con i residui della civiltà romana, con le cave, con le doline, cioè tutto quello che faceva parte di quel paesaggio si è cristallizzato in questo museo. Questo museo è stato anche utilizzato ed è utilizzato come laboratorio didattico di archeologia, cioè questi musei hanno anche una funzione didattica. Ecco perché ci sono le scuole che fanno le visite guidate all'interno di queste strutture, proprio perché si cerca il più possibile di sensibilizzare l'opinione pubblica verso il rispetto del paesaggio in quanto custode delle memorie di un luogo, ma qui si fanno anche dei laboratori di archeologia. Quindi diciamo è un paesaggio che viene tutelato, ma che comunque ha un rapporto, come dire, molto dinamico con il territorio circostante. Sono stati salvaguardati anche qui i muretti a secco, vedete? Questa è un'altra immagine. Le piccole specchie, vedete? È stato tutto assolutamente salvaguardato. Un altro esempio di museo diffuso è il Parco dei Guerrieri di Vaste. Vaste forse è stato il primo esperimento nella nostra terra, insomma, ad avere un certo successo, anche perché qui all'interno di questo Parco dei Guerrieri, che è un'area archeologica, è un'area di insediamento rupestre, e quindi anche lì c'è la storia del territorio dalla civiltà messapica al Medioevo, anche qui si svolgono delle attività molto interessanti, tra cui il Festival di Archeologia per Ragazzi. Si svolge ogni anno e mi diceva la guida del posto che l'anno scorso ebbero circa un centinaio di ragazzi che provenivano anche da diversi paesi europei. Quindi è un'esperienza, secondo me, che serve a sensibilizzare le nuove generazioni, a creare, come dire, un rapporto col paesaggio molto più rispettoso e molto più attento, perché io credo che il non rispetto del territorio derivi dalla scarsa conoscenza poi del territorio, no? Che noi abbiamo, è semplicemente quello. All'interno quindi di questo Parco dei Guerrieri hanno costruito un nuovo stabile che ospita il museo con la biglietteria e poi c'è l'insediamento rupestre dei Santi Stefani. Insediamento rupestre dei Santi Stefani che ha una certa importanza, ma insomma anche dal punto di vista artistico, perché qui ci sono addirittura tre campagne pittoriche, la prima dell'XI secolo, la seconda del XIII secolo, la terza del XIV-XVI secolo, quindi diciamo è una testimonianza molto significativa di quell'arte, ecco, o bizantina, o bizantineggiante che noi abbiamo nella nostra terra, dove questo incontro tra Oriente e Occidente viene richiamato praticamente in ogni dove.
Questa è sempre il Parco dei Guerrieri di Vaste, però questa è la necropoli medievale e c'è poi la chiesa, il Martirium di Santo Stefano, che si vede, guardate, qui si vede benissimo la chiesa originaria, vedete, e poi l'ampliamento della chiesa. Quindi ci sono anche da questo, no? Si possono vedere anche le diverse fasi dell'articolazione di quelli che sono gli antichi villaggi rurali. Quindi questa è la parte della necropoli medievale che possiamo vedere bene anche da questa parte, c'è l'insediamento rupestre e poi i resti. Buongiorno, prego, prego. E poi ci sono i resti, qui si vedono meglio, appunto si vede proprio la forma dell'abside di questa chiesa dedicata a Santo Stefano. Le caratterizzazioni del paesaggio rurale, quindi dalla protezione, dalla salvaguardia del paesaggio rurale, passiamo alla definizione di quelli che sono i tratti salienti del nostro paesaggio. Già li abbiamo visti quando abbiamo visto le foto di Mario Ricchiuto, no? Di quel volume Salento bellezza a tempo determinato, ma di certo questa pietra impera in ogni dove. Dobbiamo anche però, quando parliamo di paesaggio della pietra, fare una distinzione tra il Salento delle Serre e l'area della Piana Messapica. Nel Salento delle Serre, non so se conoscete il Salento delle Serre, Piana Messapica, la differenza? No, allora, provate da Gallipoli a Otranto a tirare una linea. Tutto quello che c'è giù è Salento delle Serre, in cui ci sono queste rugosità subcollinari, che sono tre. C'è il versante occidentale, il versante orientale, il versante mediano, che terminano poi tutte e tre nella cuspide del Capo di Leuca. Allora, in quella zona, cioè nel Salento delle Serre, per la sua morfologia, la pietra emerge molto di più, caratterizza molto di più il paesaggio, un po' meno, diciamo, anche se lo caratterizza lo stesso, però in modo più ridimensionato, la pietra compare nella Piana Messapica, che invece è un'area totalmente pianeggiante, con qualche piccolissimo rilievo, ma è veramente poca cosa. Allora, questa parte è un'area di Gagliano del Capo, ed è un'area particolarissima perché si trova quasi quasi sulla strada per andare al santuario di Santa Maria di Leuca, e via via che si scende per questi piani noi siamo quasi in bilico tra terra e mare, tra l'azzurro del mare, l'azzurro intensissimo di quel mare, e questa pietra così chiara con questa terra rossa, insomma, che rende con gli ulivi poi il paesaggio molto vivace, nonostante la sua asprezza per questa via, no? per questa pietra che è molto presente. Questo è ancora un altro paesaggio della pietra, che si trova dalla parte sulla strada che da Giuliano porta a Patù. Quindi proprio parliamo del Capo di Leuca. Questo paesaggio della pietra, sempre vicino a Santa Maria di Leuca, sempre nell'area di Gagliano del Capo. Cioè, è impressionante, è davvero impressionante. In queste zone impervie c'è sempre l'albero di olivo, ci sono naturalmente i fichi d'India e ci sono naturalmente i fichi. Tessiture particolari, con questi muretti a secco, i muretti a secco che servivano a definire la proprietà, ma servivano anche a spietrare il terreno e ad accumulare, come dire, i vari conci. Fra l'altro, questo muretto a secco ha una tessitura un po' strana, ma molto molto organica nel suo insieme, è ovvio. Guardate questi tre filari di conci che sono un po' diversi da questi altri, almeno come colore. E poi all'interno di questo muro c'è la cosiddetta chiavica, un'apertura che serviva sia per far passare le acque che per far passare gli animali da un podere all'altro. Questo è un muro stupendo. Questo è un altro muro
Il muro di masseria Spinelle che si trova a Sanarica. Fra l'altro i conci di pietra qui, vedete, sono piccolissimi. Sono proprio delle tessere di mosaico, sembrano dei merletti, no? E quanto più piccolo è il concio, più ne devi utilizzare naturalmente per cercare di andare su, insomma, con il muro stesso. Questo è un altro muro a secco abbastanza particolare. Salve, buonasera. E questo è un altro muro a secco abbastanza particolare, no? Questo è un muro a secco che si trova nell'area di Poggiardo. Guardate, l'utilizzo di questi conci è anche molto, molto grande, fa pensare a materiale di riuso. Ricordiamo che Poggiardo è molto vicino a Vaste, in quella famosa area messapica della quale parlavamo prima. E lo stesso si può dire per questo muro a secco, che però ha, come dire, soltanto un paramento, e anche qui i conci sono molto, molto grandi. Qui siamo a Patù. Siamo vicino all'area messapica di Vereto. È vicino alla Centopietre. Vicino alla Centopietre, sì. È una traversa della strada che porta alla Centopietre. Allora, lì bisognerebbe fare delle indagini, però non è semplice trovare questi muri con i conci così grandi dappertutto, se non in prossimità proprio di centri messapici. Quindi è molto probabile, esattamente. Muro Lecce, esattamente, esattamente. Quindi è molto probabilmente che sia comunque materiale di riuso. Questo è un muretto che sfida tutte le leggi di gravità. Guardate, un modo, sembra un muretto costruito al contrario, in effetti, no? Perché i conci più piccoli sono in basso e i conci più grandi sono in alto. Noi sappiamo che quando si costruisce il muro a secco, i conci più grossi sono sempre verso il basso perché devono sostenere il peso di tutti gli altri conci, no? E invece qui i conci più piccoli sono sotto e quelli più grandi sono lì. Il muro però sta perfettamente in piedi. Questo è un muro nelle vicinanze di Sanarica. Questa è un'altra costruzione in pietra secco. In genere, quando si dice le costruzioni in pietra secco, si dividono in pagliare, lamie, caselle. In realtà c'è un'altra tipologia, che è la cosiddetta curte. La curta era un recinto per gli animali. In questo caso questa curta è caratterizzata da filari di conci che si sporgono verso l'esterno. Sono i cosiddetti muri paralupi, che servono per evitare accessi indiscreti e per proteggere sia giardini che animali all'interno appunto dei recinti. Questa foto, e anche la successiva, guardate, è una cosa stranissima. Qui siamo in contrada Matine. È una contrada che si raggiunge dalla Specchia Alessano. Vi addentrate in questo sentiero di campagna dove ci sono costruzioni a secco, sia da una parte che dall'altra, dalla destra che dalla sinistra. Procedete verso l'interno e le strutture sembrano intorno a voi moltiplicarsi. È una cosa stranissima. È una sensazione davvero surreale quella che stia entrando all'interno di questi appezzamenti. Noi abbiamo scavalcato, naturalmente, perché è ovvio, per cercare di comprendere meglio com'era la situazione. Ma qui è un numero infinito. Questo invece è una pagliara con una tessitura muraria perfetta. Prego? No, è stata proprio costruita così fin dall'origine. È a Quarica del Capo. Questa è la pagliara di Curti Vecchi, che è al confine con Acquarica del Comune di Acquarica del Capo e di Specchia. Ed è, secondo me, una delle pagliare più belle, proprio come tessitura muraria.
e dietro a questa pagliara c'è un lungo muro a secco, con questo terreno bello rosso, che delimita un'area boschiva. Questa è una caseggia. La caseggia si differenzia poi dalla pagliara perché la pagliara ha una copertura a tolos. E questa si differenzia perché ha la copertura con i coppi esterni e con l'incannocciato poi all'interno. Questa pagliara è nell'ambito dell'agriturismo agli Ulivi, a Tricase, sulla strada per andare a Marina Serra. L'ha perfettamente conservata, devo dire. Questa invece è una liama. La liama non la si ritrova dappertutto, io l'ho ritrovata più che altro nei paesi proprio del capo. La liama si differenzia dalla pagliara perché ha una volta a botte costituita da conci regolari. E la terrazza della liama è anche molto ampia e quindi molto probabilmente serviva per la raccolta delle acque, tant'è che proprio vicino ad alcune liame ci sono impianti di canalizzazione dell'acqua che portano poi ad una cisterna. Quelle ci sono, anzi questa è una liama piuttosto grande, si trova nel territorio di Tricase e lì ci sono due mangiatoie esterne. Considerate che questi per noi sono ripari stagionali, a differenza del trullo della terra di Bari, perché quello è una dimora permanente, per noi sono invece dimore stagionali. Le famiglie ci andavano e ci passavano l'estate per fare tutte le provviste, insomma, se vogliamo, per l'inverno, perché queste strutture servivano anche, se dotate di gradoni, beh, questa è un'altra liama, per essiccare i pomodori, essiccare i fichi, quindi era tutto funzionale poi ad una economia molto, molto semplice, insomma, della famiglia. Questa è un'altra liama, però guardate questi contrafforti angolari stranissimi, questa è sita in territorio di Presicce, guardate la parte di dietro, ha una forma assolutamente goffa, no? Ed è veramente è uno spettacolo, eh? È uno spettacolo questa liama. E questa è un'altra pagliara. Questa è al confine tra Presicce e Salve, questa è in contrada Schiafazzi. La cosa bella è questa, diciamo, sinuosità di questa linea dell'accesso, diciamo, alla pagliara stessa e poi la presenza di queste nicchie che servivano poi per gli animali. Questo è un altro recinto abbastanza particolare, questo si trova sulla Patù San Gregorio e questo era un recinto che delimitava un giardino, quindi i muri di questi giardini erano anche molto alti per proteggere gli alberi da frutto dai venti, no? I venti sono quelli che poi sono quelli più dannosi, insomma, per la produzione della frutta. Questo invece è il paglierone di Pozzo Mauro, a Presicce, è uno dei più grandi perché ha 5 gradoni, è alto quasi 10 metri ed è chiaro che i gradoni avevano una doppia funzione, sia quella, diciamo, di essiccare i fichi, eccetera, ma anche quella di permettere a chi costruiva di salire poi in alto. Questo non so se l'avete mai visto, è il Trullo Ferrante, si trova a Ruffano, uno dei monumenti principali dell'architettura in pietra a secco. La cosa molto carina, molto interessante, è il fatto che, mi sposto perché così vi indico, in questo vano, nell'architrave di accesso a questo trullo, chiamiamolo così, c'è una lapide dove c'è scritto Anno Domini 1821 Oronzo Martina. Oronzo Martina è stato il costruttore di questo trullo, quindi si è in un certo senso firmato, forse consapevole di aver contribuito insieme ai suoi colleghi alla costruzione di uno dei paesaggi più belli.
secondo me, di tutta l'Italia, non voglio dire, non ho guardato tutta, non ho visitato tutta l'Italia, però io amo molto il mio territorio, forse non si vede. Poi invece quest'altro trullo ha una particolarità. Ci sono dei conci che sono recenti perché la parte anteriore era crollata, quindi è stata risarcita, come dire, in questo modo. Però la volta di quella pagliara non è una volta a tolos, è una volta a barca. Quindi un sistema costruttivo che per la pietra a secco, voglio dire, non è una cosa molto facile da riscontrare. Fra l'altro all'interno di questo vano ci sono allineate, mi pare, o 7-8 mangiatoie. All'interno, qui c'è un'altra porta, vedete, questi due trulli non sono collegati, però c'è questo terzo vano all'innesto dei due trulli che serviva molto probabilmente per ospitare il bestiame che sostava presso questa struttura. Che sono, secondo voi? Cave. Queste sono le cave più antiche di Contrada Calia, posta sulla Quarica del Capo Taurisano. Sono le cave ormai conquistate dalla vegetazione spontanea. Chissà, adesso è, diciamo, molto attuale il tema secondo cui nelle cave, insomma, sono stati tombati molti rifiuti, eccetera. Per carità, speriamo che, insomma, questo problema si possa al più presto risolvere. Fatto sta che in queste cave, in queste pietre, in questi luoghi, luoghi non luoghi, qualcuno li ha definiti anche, perché sono proprio i luoghi in cui una persona annulla la propria dignità pur di portare un pezzo di pane a casa. Era così, insomma, nel passato. Guardate che forme, queste sono foto aeree di Pierluigi Bolognini, guardate che forme si creano con le cave più antiche e le cave invece di recente escavazione. Guardate questo disegno particolare. Cioè, tu passando per quella stradina, oppure se ti affacci da quell'oliveto, vedi queste linee sinuose su piani diversi, che sono il risultato proprio di forme particolari. Ecco, diciamo che i cavatufi sono in qualche modo, no, dei costruttori inconsapevoli, anche loro, così come i nostri contadini, eccetera, di questa bellezza. Guardate, le cave più nuove, più recenti, e quelle invece più antiche. Guardate, i piloni residui, anche quelli, formano delle linee straordinarie. Guardate, questi sono tutti allineati. Vedete? Si formano delle linee particolarissime. Qui siamo sempre lì, nelle cave di Contrada Calia, di Acquarica del Capo. Sì, avevo fatto uno studio su queste cave. E devo dire che è stato uno studio, diciamo, che ho condotto con grande passione, come sempre, dai documenti d'archivio, in cui davvero si scopre una realtà assurda. Nel senso che gli imprenditori delle cave non rispettavano neanche la legge di polizia mineraria del 1893, in cui ogni comune era obbligato a denunciare le cave in esercizio. Molti incidenti e molti morti ci sono stati proprio nelle cave abusive. C'erano i verbali degli ispettori del distretto minerario di Napoli che scendevano qui per le ispezioni nelle varie zone, in cui si documenta la presenza di bambini che dicevano di essere passati lì per caso, bambini di 9-10 anni, per esempio.
Si parlava di assoluto non rispetto delle norme elementari sulla sicurezza del lavoro. Cioè era tutto lasciato allo sbando. La connivenza di sindaci e di imprenditori che non rispettavano poi, no, la possibilità, appunto, la norma sulla denuncia di esercizio. Per cui questo sottobosco di illegalità è poi cresciuto nel tempo. In questo cave è morto un signore nel 1965, perché durante le escavazioni non si era accorto che il diaframma tra un bacino di escavazione e l'altro si era assottigliato, per cui lui era andato ad incidere e praticamente questo diaframma gli è caduto addosso. Quindi davvero sono, e questi sono, diciamo, purtroppo situazioni molto reiterate nel tempo, almeno dalla fine dell'Ottocento, insomma, agli inizi del Novecento, insomma, si parla molto di queste situazioni così difficili e così drammatiche. Un altro paesaggio della pietra, abbastanza particolare, unico nel suo genere, è quello di Giugianello, è quello dei Massi della Vecchia. E parlando del furticiggio della Vecchia, vi voglio proporre una descrizione che ha fatto Luigi Maggiulli nel 1871 sulla monografia su Muro Leccese, e lui dice: molti di questi monumenti attualmente si trovano in un podere detto Duelli, ma un solo è ritto in pie su grande basamento, che i popolani appellano lo furticiggio della Vecchia dei Lunanni, famosa strega che, seduta sul comignolo, pronunzia filando i suoi vaticini al sorgere del sole. E ciò si affà con le fantastiche tradizioni popolari, che dà per ogni dove questi monumenti, fuori le forme e la grandezza dei comuni, si appellano dal volgo col nome dell'orco, dei giganti e delle streghe. Quindi questo è lo furticiggio della Vecchia, un'immagine simile a un fungo. Qui c'è il letto della Vecchia, Lunanni è l'orco, è il marito di questa Vecchia, di questa strega, no? Perché poi le leggende popolari in questo si sono, come dire, abbastanza sbizzarrite. Questa è sempre il letto. E questo è il piede di Ercole, perché questo luogo, che è magico, veramente, anche questo immerso tra gli ulivi secolari, difficile da raggiungere nelle campagne di Giugianello, però sei in un'atmosfera davvero particolare. Questo luogo rinvia sia alle leggende di questa Vecchia, la quale si diceva, insomma, che conservasse un tesoro, per cui per avere il tesoro, non so perché, il giorno di San Giovanni, quindi il 24 di giugno, la Vecchia rivolgeva delle domande alle persone convenute lì, tre domande, alle quali si doveva rispondere senza esitazione e si doveva rispondere anche senza distogliere lo sguardo dalla Vecchia. Se non c'erano queste condizioni, queste persone venivano tramutate poi in pietra. Questa era la leggenda. Però la leggenda più importante, secondo me, è anche che apre una serie di dubbi, di osservazioni, eccetera, è il legame di queste pietre con la cultura greca. In un volume del professor Mario Lombardo, dal titolo I Messapi e la Messapia nelle fonti letterarie greche e latine, c'è un passo di Aristotele dai racconti meravigliosi. Il professore Michele Lombardo l'ha tradotto così. Quindi parliamo di Aristotele, quindi parliamo della civiltà greca. Dicono che presso il capo Iapigio
vi sia un luogo in cui, così si favoleggia, si svolse la battaglia di Eracle contro i giganti. Da questo luogo, si dice, scorra un enorme flusso di icore, sangue putrefatto, tale da rendere impossibile per il gran fetore la navigazione nel tratto di mare prospiciente il luogo. Dicono anche che in diversi luoghi dell'Italia vi siano numerose memorie di Eracle sulle strade da lui percorse. Ma presso Pandosia, in Iapigia, si mostrano le impronte dei piedi del Dio, sulle quali a nessuno è lecito camminare. Presso il capo Iapigio vi è anche una pietra enorme, che dicono venne da lui, cioè da Eracle, sollevata e spostata addirittura con un solo dito. Questa è la pietra che, secondo la leggenda, è stata spostata con un solo dito, e questa si lega anche a quello che si dice sulle acque di Santa Cesarea Terme. Quell'odore cattivo, nauseabondo, delle acque di Santa Cesarea Terme, secondo la credenza comune, non è altro che il risultato dei corpi putrefatti dei giganti che sono stati scaraventati giù da Ercole. E alcuni docenti dicono Pandosia, questa città, cosa sarà? Non può essere Vaste, perché il nome messapico di Vaste era Basta, quindi il nome già lo conosciamo. Forse Muro Leccese, forse Muro Leccese, potrebbe essere. Quindi tutto questo, vedete come resta il mistero di queste aree così particolari. Creatività nell'interpretazione del paesaggio, paesaggi creativi nell'interpretazione, nella gestione. Ora forse snoccioleremo via via, no? questi concetti. Non potevamo non menzionare i menhir, i dolmen, no? Tutte queste testimonianze sulle quali, insomma, si è scritto molto, ma ancora sono incerte, insomma, le datazioni di queste strutture. In ogni caso, questo è uno dei menhir più famosi, perché è un menhir di Giurdignano, il giardino megalitico d'Italia, perché c'è un affettimento di queste testimonianze, no? Molto, molto forte. E questo è il menhir San Paolo, perché nella grotta che è sottoposta a questo menhir c'è l'immagine del santo con la ragnatela. San Paolo, il tarantismo, quindi tutto rinvia, no? A queste donne appunto morse da questo ragno. Guardate che un'altra figura, per esempio, di santo, di San Paolo con la ragnatela, si trova in un'altra chiesa, Santa Maria di Vereto, presso Patù. Non è improbabile che magari Giurdignano o Patù fossero una sorta di sedi suppletive rispetto a Galatina, perché non è che ci avevano le automobili per cui potevano raggiungere Galatina in qualche minuto di macchina. Prima invece le comunicazioni erano molto difficili. Questo è Minervino di Lecce, Dolmen gli Scusi, questa foto insieme con quella dei Massi della Vecchia e dell'ingegner Gianni Carluccio, che mi ha dato la possibilità di proporle a voi quest'oggi. E questa è la 100 pietre di Patù, che il Maggiulli dice appunto essere costruita da 100 blocchi isodomi, probabilmente, sicuramente, provenienti dalla città messapica di Vereto. Forse questo monumento è un monumento funebre che serviva, è servito forse per dare sepoltura a Gimignano, che era un guerriero cristiano che fu mandato in missione di pace presso i Saraceni, però fu ucciso e quindi si scatenò la battaglia cosiddetta di Campo Re,
che è proprio una zona a valle, ecco, della collina ai piedi della collina di Vereto. E questa battaglia si svolse il 24 giugno dell'877. 24 giugno è il giorno di San Giovanni e di fronte alla cento pietre di Patù c'è la chiesa di San Giovanni. Un'altra testimonianza è quella di Montesardo, dell'insediamento rupestre di Macurano. Gli insediamenti rupestri nell'area del Salento e delle Serre sono molto diffusi, nell'area idrontina, ma insomma ci sono anche nel capo di Leuca, insomma si trovano diciamo, lungo le varie dorsali. Ed è una testimonianza molto importante per la nostra storia, perché in fondo nei villaggi rurali si coltivava, ma si viveva anche nelle grotte, quindi forse non tutti gli insediamenti sono da considerare basiliani, come normalmente si dice per definire questi monaci italo-greci, no? Erano le comunità rurali che vivevano anche all'interno di queste grotte. Considerate che queste sono grotte calcarenitiche, per cui molto diciamo, facilmente scavabili. Ecco, non so se è un termine che esiste nel vocabolario, però insomma. E volevo, prima di concludere questa parte riservata alla pietra, volevo leggervi soltanto tre righe di un romanzo di Luigi Corvaglia del 1936, Finibus Terre. E in questo romanzo, ad un certo punto un prete si rivolge a uno e dice: pietra siamo, pietra viva, che resiste all'acciaio, ma quando l'hai segnata conserva eterna l'impronta della tua passione. Se la percuoti, sprizza scintille, si scheggia, taglia, arsa, si fa calce candida, impasta, lega e cote che ti logora e t'affina. Il logorio l'abbiamo scoperto nelle cave. Un altro, siete stanchi? Vi sto annoiando? Sicuro? A me piace poi passare dalla poesia alla letteratura, alle cose, eccetera, quindi perché credo che... Che cosa? Ha ragione, ha pienamente ragione. Allora, sono paesaggi stupendi, insomma, e come poi tutto va considerato come una risorsa del territorio, eh? Esatto. È vero, è vero. Allora, un'altra caratterizzazione del paesaggio è quella relativa alla produzione agricola e la produzione artigianale. Beh, per la produzione agricola è ovvio che bisogna prendere in considerazione le masserie. Le masserie, ho preso in considerazione soltanto alcune masserie, quelle che si trovano soprattutto nella piana messapica, perché quello è il vero paesaggio del latifondo. Considerate che molto probabilmente la morfologia del territorio invece del Salento e delle Serre non consentiva, diciamo, questi appezzamenti così grandi, no? Di pertinenza delle varie masserie. Non consentiva forse appunto di coltivarli in modo più agevole, perché c'era questa roccia che affiorava in ogni dove. Però nell'area messapica noi abbiamo delle masserie, per esempio nell'area di Nardò, masserie che raggiungevano nel Settecento anche i 1200 tomoli, dove un tomolo a Nardò era 0,63 ettari. Quindi immaginate le estensioni di queste strutture. Invece nel Salento delle Serre non ho trovato strutture così grandi negli studi che ho condotto, anzi il latifondo appare più ridimensionato, se non fosse per alcune aree tipo il bosco di Belvedere che era un feudo del principe Gallone, eccetera, però masserie così estese come quelle del Neretino non le ho assolutamente trovate.
tenuta a Monacelli e Masseria Giampaolo sono un esempio di nuova destinazione d'uso, perché da masserie sono diventate delle strutture ricettive con oliveti bellissimi, con la piscina all'interno dell'oliveto per offrire, diciamo, in più a chi soggiorna all'interno di queste strutture la possibilità di rinfrescarsi. Il mare chiaramente è vicino, però chi magari è in vacanza, non vuole spostarsi con l'auto, e quindi si è dato, come dire, un servizio in più. Fra l'altro ora producono anche olio biologico, perché sono, diciamo, legati proprio alle colture tradizionali. Infatti all'interno dell'altra struttura che c'è vicino alla tenuta Monacelli, cioè a Masseria Giampaolo, c'è un frantoio enorme, un frantoio che addirittura ha due entrate, ha due ingressi, quindi è un frantoio, insomma, di una certa entità. Queste masserie sono tutte masserie, insomma, cinquecentesche, così come quella della masseria di Rauccio. E questa è la masseria Melcarne, con questo, diciamo, con queste decorazioni angolari che conferiscono un tono leggero, senz'altro, un minimo, però danno anche un senso di solennità a tutta la struttura. Questa sapete cos'è? Cos'è? Torre di Celserizzo, si legge. Si trova ad Acquariga del Capo ed è una struttura di una bellezza incredibile. Considerate che la torre potrebbe essere forse una torre angioina, secondo alcuni, secondo altri una torre cinquecentesca. Accanto c'è una torre colombaia che è cinquecentesca sicuro, è stata costruita da Fabrizio Guerini per il diletto dell'uccellagione, c'è scritto così nella lapide, scusate, nell'iscrizione. Forse per rinverdire, prego? Sì, esattamente, sono loro, è quella famiglia. Beh, cioè, erano pure feudatari di Alessano, quindi comunque, insomma, è una famiglia nobile. E avevano scritto quell'iscrizione sulla torre colombaia, indica che Fabrizio Guarini ha fatto costruire quella colombaia per diletto dell'uccellagione, forse per rinverdire le memorie federiciane, perché Federico II nel De arte venandi cum avibus parlava, ecco, lui forse voleva paragonarsi, insomma, al nostro Puer Apulie. Tutte queste strutture che vedete qui sono delle superfetazioni che sono state create tra il 700 e l'800, cioè quando la torre è diventata una masseria. Una masseria attiva fino agli anni 70 del secolo scorso. Questa è la torre colombaia, guardate, di una bellezza incredibile, con quei decori rinascimentali nella parte superiore. Ecco, la cosa interessante è che in questo grande spiazzo, poiché i territori di pertinenza della masseria erano soprattutto coltivati a grano, lì si svolge la sagra del grano. La cosa carina è che qui c'è tutta la gente che va a mangiare, eccetera, si mangia pure l'urano stumpato, cosa che adesso non si fa quasi più. E tutti vanno lì, si è parlato l'anno scorso addirittura di 15.000-17.000 persone nelle tre serate, per cui c'è stata davvero una sagra molto, diciamo, molto famosa, insomma, nel capo. La cosa bella è che qualche settimana prima della sagra si svolge la ritualità della mietitura. La comunità intera va negli appezzamenti accanto e fa proprio la mietitura, cosa che, insomma, e coinvolge bambini, adulti, giovani, sì, assolutamente.
Devo dire che è una cosa veramente molto, molto simpatica. Poi con questa paglia costruiscono le varie balle che servono da panche per quelle tre serate. Quindi si mangia, c'è la musica, ci sono i prodotti gastronomici, anche l'olio, che è una produzione insomma tipica anche del luogo. E poi un'altra parte della dimensione rurale, quella dei frantoi, i poggei. Quando parliamo di ruralità non dobbiamo soltanto tener conto dell'area rurale, ma anche della, diciamo, della parte urbana, perché nella parte urbana, per esempio, le case a corte sono il simbolo della civiltà contadina nell'area urbana, oppure nell'area urbana ci sono i frantoi, che sono esempi di archeologia industriale assolutamente straordinari. Allora, questo è un frantoio di Presicce, perché la Presicce è la città dell'olio e degli ipogei. Nel suo centro storico, che è piccolo come un fazzoletto di terra, pienissimo di palazzi nobiliari, ci sono 23 frantoi ipogei documentati dalle fonti archivistiche. Anzi, molto probabilmente sono anche di più, perché alcuni non sono stati utilizzati nel 600, altri sono stati utilizzati nel 700, quindi è difficile fare un numero esatto proprio di questi frantoi. Fatto sta che questo è un frantoio di proprietà comunale, è il frantoio di Via Gramsci. Questo invece è un frantoio privato, bellissimo, con questo arco a sesto acuto che poi immediatamente ti proietta sulla vasca. Fra l'altro questo penso che sia uno dei pochissimi ormai rimasti con arredi originari e di proprietà di Giulio Seracca Guerrieri Arditi di Castelvetere, che devo dire è molto sensibile e mette a disposizione ogni volta il suo frantoio proprio per le visite. Guardate che gioiello! Un gioiello costruttivo, questo però è un semi-ipogeo, vuol dire che una parte è scavata e un'altra parte è costruita. Negli ipogei invece bisogna scendere completamente sottoterra. E questo è un altro frantoio, è l'accesso ad un, non ad un frantoio solo, ma ad un sistema di frantoi. Ce ne sono quattro, tutti collegati tra loro. È un sistema di 1200 metri quadri percorribile sottoterra. È incredibile. Si fanno delle giravolte tutte strane, così è però. E ci si rende conto della fatica dei frantoiani. Ecco perché si dice che quando i frantoiani stavano qui sotto per 6 mesi all'anno, dovevano uscire bendati, per abituarsi molto lentamente alla luce del sole, anche perché questi frantoi erano frantoi al buio, c'era solo la lampada d'olio, insomma, voglio dire, c'erano solo quelle. C'era poca aria perché non ci doveva essere l'escursione termica, perché quella danneggiava l'olio, ecco perché gli accessi erano tutti a scirocco e tutta l'altra parte invece era, come dire, più lontana proprio dagli accessi per evitare l'escursione termica, perché la temperatura lì sotto era di 18-20 gradi e doveva mantenersi costante per provocare il distacco sia della parte liquida, dalla pasta delle olive durante l'operazione di frangitura, sia quella di decantazione dell'olio all'interno dei pozzetti. Quindi vi immaginate 6 mesi all'anno a vivere in simbiosi con gli animali? È ovvio che qui parliamo di olio lampante, cioè non dell'olio da pasto, perché noi abbiamo iniziato a produrre olio da pasto insomma nella prima metà del Novecento, alla fine olio più raffinato, però questo aveva alimentato la luce delle città del nord Europa, perché partiva da Gallipoli e andava su lampante, esattamente. Sì, serviva per illuminare, serviva per lubrificare, diciamo, le macchine anche dei primi opifici della prima rivoluzione industriale inglese. Cioè, a Gallipoli c'erano i consolati danesi, i consolati francesi, i tedeschi, eccetera. Cioè, erano tutti lì. Non è che i commercianti gallipolini si occupassero del commercio di olio, erano gli altri, insomma, che lo facevano, in scala molto, molto ampia. Io, anziché considerare altri tipi di artigianato,
ho voluto prendere soltanto due tipi di artigianato legati al giunco. Il primo è questo relativo alle sporte di Acquarica del Capo, per cui le donne venivano chiamate spurtare, dove però si utilizza un particolare tipo di giunco, che è quello più sottile. Quello più grosso si utilizza per esempio per fare le nasse a Gallipoli, no? Quello è un po' più grosso e anche molto più difficile da lavorare. Questi oggetti, forse oggi diciamo alcune cose purtroppo si sono dimenticate, no? Perché poi noi facciamo presto a dimenticare un po' le nostre, il nostro passato, la nostra storia, facciamo molto molto presto, perché forse quello era anche un periodo di sofferenza per cui si è in qualche modo rimosso, no? E oggi si cerca di recuperarlo in altro modo. Allora, questi oggetti di giunco parteciparono ad un'esposizione mondiale a Vienna nel 1873 e ricevettero pure un premio, tant'è che una casa londinese mandò un rappresentante ad Acquarica del Capo per fare in modo di realizzare un opificio che producesse ed esportasse. Siccome questo lavoro le donne lo facevano a domicilio, dopo una giornata di fatica in campagna, la notte queste donne lavoravano sedute per terra sui sacchi, lavoravano tutta la notte per poter partecipare al reddito familiare. Allora questa casa londinese le riunisce in un opificio e inizia proprio verso la fine dell'Ottocento la grande esportazione di questi oggetti. Poi vabbè, negli anni 60 la produzione è calata sia perché le paludi sono state bonificate, sia perché c'è stata l'introduzione delle materie plastiche, sia perché c'è stato il fenomeno dell'emigrazione, per cui molte famiglie intere si sono trasferite in Svizzera, in Germania, oppure sono andate nel nord Italia. Quindi questo è uno di quei mestieri che ancora oggi si continua a fare in modo molto ridotto, perché ci sono soltanto due o tre persone, due o tre donne che sono rimaste, lavorano ancora nel proprio domicilio. E si sta cercando anche attraverso corsi di formazione, si sta cercando di, diciamo, fare in modo che questa manualità, questa cultura della manualità non si perda. Noi speriamo che non si perda, perché gli oggetti che vengono fuori sono questi, sono davvero delle opere d'arte. E il processo di lavorazione di questo giunco, prima di giungere al prodotto finito, è lunghissimo ed occupa le donne. Quindi le donne di Acquarica, secondo me, sono state veramente delle donne straordinarie, perché in silenzio hanno anche loro dignitosamente sofferto e lavorato pur di mandare il figlio a studiare, quindi storie davvero di grandi sacrifici. Unendo terra e mare, insomma, c'è questo, diciamo, quest'altro tipo di giunco, un po' più grosso, esatto, quello delle nasse, che lavorano mani maschili, perché quel giunco è un po' più duro, e quindi è molto più difficile, come dire, da lavorare. E qui c'è questo signore artigiano di Gallipoli che sta facendo questo ricamo bellissimo. E ora si stanno facendo anche oggetti, insomma, di arredamento, i lampadari, insomma, queste cose un po' così. Cioè, il fatto di vedere questi oggetti secondo una destinazione d'uso molto più attuale è l'unica via d'uscita. Oggi, per esempio, con il giunco di Acquarica si fanno le borsette per il mare, oppure dei cestini molto particolari, si fanno dei complementi di arredo. C'è stata anche una ragazza che ha innovato la produzione del giunco facendo proprio una tesi in design sul giunco e ha fatto addirittura delle sedute di giunco con un'anima di ferro. Quindi ha completamente reinventato questo modo di lavorare il giunco. I piaceri dell'ozium.
perché in fondo il paesaggio rurale è anche segnato dalle ville, i casini e le casine di campagna, i luoghi di villeggiatura. Quando si usciva appunto verso così maggio, si usciva per andare in campagna, non molto lontano magari dal luogo di residenza, e quindi si andava in campagna magari prima di andare al mare, e molto spesso in campagna, nelle ville, nei casini e nelle casine, era associato anche per esempio il palmento, perché si produceva il vino appunto per la famiglia. E siccome una delle aree più rappresentative di questo fenomeno della villeggiatura è la Valle della Cupa. Eccola qui, no scusate, no, ecco, eccola qui. La Valle della Cupa, San Cesario, Monteroni, L'Equile, eccetera. Quindi la Cupa è quella depressione carsica poi attorno alla quale si sono allineati questi vari centri. E vi voglio riportare una descrizione di Cosimo De Giorgi sulla Valle della Cupa, nei suoi bozzetti di viaggio, quindi siamo alla fine dell'Ottocento. E poi, vedere la cupa, il Tivoli leccese, quel serto di smeraldi che cinge il mio paese. E poi prati, giardini, orti, cascine e ville in vago anfiteatro disposti a mille. In fondo all'orizzonte, il verde scuro degli ulivi lascia spiccare il contorno delle cupole di L'Equile, le case bianche, le chiese e i campanili di Monteroni, di Arnesano, di San Pietro in Lama, di L'Equile e di San Cesario. Quanta vita brulica in quelle campagne e che armonie di tinte e di suoni nei mesi autunnali all'epoca della vendemmia. Quindi questo senso di vita rigogliosa nelle campagne proprio durante il periodo della vendemmia, perché l'area della Cupa era zona anche di produzione appunto di vino. Questa per esempio è Villa Ida di Monteroni e questa è Arnesano ed è Villa Mater Domini. Ho preso soltanto questi due esempi e ho preso un esempio del Casino degli Angeli a Presicce. Quindi forme urbane, forme artistiche urbane che vengono portate in campagna. E quindi vedete queste scale a tenaglia, cioè sono davvero delle costruzioni dove si vede che c'è il gusto di una committenza abituata al bello, no? E quindi è chiaro che anche il bello, dal punto di vista estetico propriamente detto, insomma, c'è nelle nostre campagne. Un altro segmento caratterizzante, scusate, che ore sono così mi regolo? Ok, un altro segmento caratterizzante il nostro paesaggio è quello della fede e della devozione. Cappelle rurali, edicole votive, nicchie che contengono le statue dei vari santi, eccetera, praticamente accompagnano il contadino quando si reca al lavoro nella campagna. Beh, in fondo il calendario religioso si è intrecciato un po' con il calendario agricolo. Per esempio c'è a Maruggio o Manduria, adesso non mi ricordo, o Maruggio o Manduria, comunque è un paese del Tarantino, dove si festeggia la Madonna del Verde il 21 di novembre. Si ricorreva a questa Madonna per una malattia molto simile al favismo, quindi la cute assumeva un colorito verde. E si faceva coincidere il 21 di novembre con i primi freddi invernali, tant'è che si diceva i primi freddi la Madonna dell'Uverdi. E questa Madonna veniva chiamata anche la Madonna degli immensi sementi, proprio in virtù delle attività di semina che si dovevano fare prima del 21 di novembre e poi dopo il 21 di novembre. Buonasera. Questa è una chiesa che si trova a Specchia.
Avete visto quante risorse fino ad ora? Eppure non ho dovuto fare delle scelte, no? Ho dovuto eliminare tante di quelle cose, ma avete visto che ricchezza esiste nel nostro paesaggio, è enorme, e noi salentini non ce ne rendiamo conto, e quando ce ne rendiamo conto lo facciamo in modo sbagliato. Vabbè. Allora, questa è la chiesa di Santa Eufemia a Specchia, fra l'altro una chiesa che somiglia molto per architettura alle chiese del Ravennate per alcune caratteristiche, abside poligonale all'esterno, semicircolare all'interno, l'adozione del pulvino, quindi ci sono delle affinità molto, molto forti. Anzi, questo è l'interno, guardate che meraviglia, è una cosa straordinaria, ha una luminosità straordinaria questa chiesa. Anzi, questa triplice arcata era preceduta da altre due serie di triplici arcate, e secondo una storica dell'arte c'era un rinvio molto, diciamo, palese all'arte longobarda di alcune chiese, per esempio di Capua oppure di Benevento. Fatto sta che questa chiesa insomma era poi crollata la volta, era in condizioni assurde, grazie al cielo l'hanno recuperata. Pensate che qui dentro, al posto dei vari, diciamo, delle panche per i fedeli, c'era al posto di quelle un giardino che un signore molto gentile aveva coltivato all'interno di questa chiesa quando era crollata questa volta. Però insomma sono cose un po' così, insomma, e va bene. Questa è la chiesa di San Giovanni, che sta di fronte a Patù, molto simile, se vogliamo, come facciata alla chiesa di Santa Eufemia. Sicuramente nel periodo, insomma, alto medievale, la chiesa di Santa Eufemia, secondo alcuni questa chiesa invece è databile intorno all'undicesimo secolo. Questa è un altro straordinario esempio di chiesa al servizio del fedele pellegrino. Questa è la penultima tappa prima di giungere al santuario di Santa Maria di Leuca. Promontorio Iapigio è proprio un promontorio mariano a tutti gli effetti. Tutte le strade che portano generalmente a Roma, qui portavano nel capo a Santa Maria di Leuca. E questo complesso monumentale fu creato nel 600 per volere del barone Alfarano Capece, e questo luogo era un luogo di fiere e di mercati. Guardate le arcate, vedete? Sotto quelle arcate c'erano, appunto, esponevano i vari mercanti. Poi qui ci sono dei gradini, vedete questi gradini qui? Questi servivano per salire a cavallo in modo molto più comodo. Quindi c'era qualsiasi cosa. Allora c'era l'artigiano che serviva per ferrare i cavalli, l'artigiano che serviva per riparare i carri, c'è chi vendeva cose per far mangiare o per far dissetare le persone. Se siete fortunati, in questo periodo, lì di fronte ci sono due vecchietti che preparano ogni tanto il formaggio con le noci e il pane con le noci. Se siete fortunati che andate lì quel giorno, ve lo offrono, insomma, in modo molto tranquillo. Ancora questo senso di ospitalità, come dire, è rimasto. E l'atmosfera che regna in quest'area è proprio, come dire, di tempo fermo. Qui è come se il tempo non fosse mai passato. Una cosa molto carina, che è un monito poi che tutti dovrebbero in qualche modo prendere in considerazione, qui c'è una lapide, vedete? Quella è la lapide delle 10 P. Prima pensa, poi parla, perché parole poco pensate producono pentimento. Forse se considerassimo in modo molto più, diciamo, autorevole questa frase, eviteremmo, insomma, tanti danni in meno. Eccoli qua, gli ipogei dei pellegrini, che sono sotto il complesso monumentale della Madonna del Belvedere o di Leuca Piccola. Questa è la parte iniziale degli ipogei, dove sono state scavate queste nicchie per far riposare, insomma, i pellegrini.
Quella porta di accesso si apre in un corridoio lungo una sessantina di metri, dove poi c'è un altro pozzo, perché qui c'è un pozzo, da questa parte ce ne sta un altro, quindi tre pozzi che servivano a dissetare, a far rinfrescare i pellegrini. Tutto era visto in funzione di un viaggio che doveva continuare verso l'Euca, quindi questa era realmente una stazione di sosta dove potersi fermare per rinfrescarsi un po' e consumare il cosiddetto viatico. Queste erano le scuderie. Sono di costruzione settecentesca, hanno una volta bellissima con queste lunette che vedete, poi di là c'erano le mangiatoie, cadono proprio in modo straordinario come strutture parietali. Prego. Ah sì, però questa struttura adesso è di proprietà di quei due signori che fanno il formaggio con le noci e il pane con le noci, e lì ci tengono tutte, galline, capre, tutto ci tengono, per cui c'è un odore infernale, nauseabondo. Però se vi affacciate per vedere l'architettura di questo vano, credetemi, è davvero qualcosa di straordinario, è bellissima. Questa è la Madonna dell'Alto Mare. La cosa molto carina è che nel Salento delle Serre, proprio le alture di queste rugosità sono proprio sottolineate dalla presenza di Maria, dalla presenza di edifici mariani. Le tante Madonne della Serra, Madonna dell'Alto, Madonna dell'Alto Mare. Questo, per esempio, è proprio un esempio di cappella, di chiesa, sorta su uno che si apre proprio su uno dei panorami più belli del Salento. Se voi salite in cima, proprio a queste serre, avete davanti a voi dei panorami mozzafiato. È qualcosa di straordinario. Fra l'altro c'è una leggenda che dice che un marinaio, per scampare ad una sicura morte durante un naufragio, pare che si rivolse alla Madonna e che grazie al cielo lo salvò, e lui le promise di costruire delle cappelle proprio in certi punti del Salento. Infatti la leggenda della Madonna dell'Alto Mare di Felline di Alliste è legata alla Madonna della Campana di Casarano e alla Madonna del Casale di Ugento. Queste tre chiese sono legate proprio da queste leggende. Sono dei punti dove si sta proprio in comunione con la natura. Sono dei punti dove la sacralità proprio la toccate, la sentite. Cioè, io non so se è un'impressione mia, però si notano delle atmosfere completamente diverse. Questa, per esempio, è la Madonna della Serra di Ruffano. Per raggiungere questa Madonna della Serra, se andate da Superzano, strade tortuose, costruzioni in pietra secco, ulivi enormi, ulivi assolutamente immense, pensate che qui fino ai primi anni del Novecento salivano le puerpere per chiedere il latte, perché all'interno di questa Madonna della Serra c'è una Madonna del Latte. Quindi è, diciamo, una di quelle chiese che la comunità sente assolutamente come propria. Sì, sì, sì. Hanno creato una sorta di sentiero a piedi che, esatto. E che corrisponderebbe anche in un certo senso al percorso di crinale che si faceva durante il pellegrinaggio a Santa Maria di Leuca. Tant'è che da questa chiesa si raggiungeva la cripta della Madonna di Celimanna, e quella parte del percorso era chiamato Via Misteriosa, sia perché si recitavano i santi misteri, sia perché c'era un'area ombrosa, quella era l'area del Bosco di Belvedere.
un'area boschiva enorme nella quale 16 comunità esercitavano gli usi civici. 16 comunità, Immaginate la strada che da Cutrofiano vi porta diritti diritti a Supersano. Tutto quel diametro era Bosco di Belvedere. Era una cosa enorme. E quando io ho fatto questo studio su questo bosco, mi sono resa conto che noi forse del bosco abbiamo un'idea un po' errata, nel senso che lo vediamo sempre come un luogo ombroso, un luogo oscuro, che quasi fa paura. No, era un'area intensamente antropizzata. C'erano all'interno del bosco le costruzioni in pietra secco che i vari comuni avevano costruito per ricoverare gli animali di notte. C'erano paludi che erano utilizzate, insomma, da quelli... Esattamente. Si produceva il legno, pare che con il legno del Bosco di Belvedere sia stato fatto poi il portale del Castello di Lecce. Quindi, cioè, abbiamo... poi si costruivano le travi, si costruivano con gli alberi del Bosco di Belvedere anche i torchi, il legno, quelli alla calabrese dei frantoi. Insomma, quindi... Cioè, era un'area in cui l'uomo andava, faceva quello che doveva fare, raccoglieva quello che doveva raccogliere e poi se ne tornava a casa sua. Quindi era un'area assolutamente dinamica, in continuo contatto. Esattamente. È proprio così, era il cibo dei maiali, degli animali neri, cosiddetti, così come dicono i documenti, animali neri. E così non solo la sommità, ma anche i costoni rocciosi contengono edifici mariani. Qui siamo a Presicce, nella cappella della Madonna dell'Uritu, e qui siamo al famoso santuario di Celimanna di Supersano, che sta proprio, è costruito proprio nell'area cimiteriale, sul costone roccioso della serra di Celimanna. Questo è un santuario settecentesco, che è stato costruito perché... Si dice che un principe romano sia stato guarito da una grave malattia grazie all'intercessione della Vergine, appunto, di Celimanna, la Vergine del Cielo. Ecco, la manna del cielo. Prima però della costruzione di questo santuario, la Vergine di Celimanna era venerata all'interno dell'insediamento rupestre databile al XIII secolo. Qui ci sono degli affreschi straordinari, pitture iconiche, di tipo iconico naturalmente, che rinviano ancora al modo di dipingere, appunto, dell'arte bizantina. Fra l'altro le iscrizioni che sono contenute in queste icone sono iscrizioni bilingue, quindi vuol dire che c'erano comunità miste, comunità latine e comunità greche. Ritorniamo sempre alla torre di Celsorizzo, perché questa torre ha una particolarità che credo sia unica. La particolarità è che nella scarpata di questa torre c'è una cappella, ed è la cappella di San Nicola, con affreschi datati al 1283, perché c'è l'iscrizione lì che lo dice, e questo è un esempio degli affreschi, purtroppo quello che è rimasto, è per esempio questo è un bellissimo Santo Stefano. Guardate l'eleganza di questa immagine. Questa è sempre a Quarica del Capo. Allora, guardate, la suddivisione che io ho fatto, la produzione agricola e artigianale, fede e devozione, cioè i segmenti che ho considerato, non sono segmenti da tenere a compartimenti stagni, sono segmenti che interagiscono naturalmente tra loro. E molte volte sono le intitolazioni delle chiese a rivelare il legame con la terra. Mi spiego meglio. La Madonna dell'Abbondanza, la Madonna dei Panetti, in questo caso, perché si chiama così? La Chiesa era stata dotata di un beneficio, cioè di campi di grano attigui alla Chiesa stessa. Con il grano raccolto da quei campi si facevano dei piccoli pani che il giorno del 15 di agosto venivano donati alle famiglie più povere. Quindi il beneficio
aveva appunto questa condizione, quello di dare il pane alle famiglie più bisognose della comunità. Quindi quando noi leggiamo Madonna dell'Abbondanza, quindi la Madonna che fa piovere e che quindi rende il raccolto più abbondante, no, per la comunità, cioè ci si rende conto che questo legame fra cielo e terra è un legame continuo, perché è un bisogno, diciamo, è un bisogno naturale dell'uomo, quello di affidarsi, no, al soprannaturale. E quindi anche in questo caso, scusate questa mosca, anche in questo caso si rispecchia appunto questo legame molto forte tra appunto la religiosità e la terra. E naturalmente, parlando di religiosità, non potevo non prendere in considerazione la Focera di Novoli, semplicemente perché questa focera esprime un grande legame con la terra, con gli animali, anche perché Sant'Antonio Abate è protettore degli animali, quindi c'è la benedizione degli animali, ma la cosa più bella è la costruzione di questa focera, che sia o no la più grande del Mediterraneo, questo non ci interessa, però quello che ci riguarda è il materiale con cui viene fatto la focera,